Ore contate per Franco Lerda. Secondo indiscrezioni, la dirigenza del Lecce è propensa all'esonero dell'allenatore. Decisione che potrebbe essere resa nota in serata. Ieri si sono consultati il presidente del club Savino Tesoro e il figlio Antonio, che è il direttore sportivo dei Giallorossi, secondo il quale non è esclusa l'ipotesi della sostituzione del mister. Il nome più accreditato alla successione è quello di Alessandro Calori, ex tecnico fra le altre di Novara, Avellino, Brescia e Padova, il quale potrebbe dirigere il prossimo allenamento dei Gialorossi previsto per il pomeriggio del 28 dicembre a Squinzano. L'arrivo di un altro allenatore sembra scontato dopo la sconfitta di Ischia, la terza conseguenza dei giallorossi che ora sono a 9 punti dalla capolista salernitana e infatti Antonio Tesoro ha contattato altri tecnici in cerca di qualcuno però che non ripercorre i passi di Toma, Gustinetti e Moriero allenatori che hanno guidato il Lecce durante la gestione dei Tesoro. La svolta è urgente e c'è il tempo per prepararla visto che si tornerà in campo il 6 gennaio quando il Lecce affronterà in casa alle 19.30 il Vigor Lamezia tra i giallorossi mancheranno Papini e Salvi perché squalificati nonché l'allenatore in seconda Giacomo Chini punito dal giudice sportivo per atteggiamento offensivo verso un guardalino. Nella partita con l'Ischia.